La gestione degli errori rappresenta uno degli aspetti più concreti della quotidiana attività in palestra di noi allenatori. Si tratta, in realtà, di sapere individuare correttamente gli errori più importanti commessi da ognuno dei nostri atleti e costruire, conseguentemente, un percorso didattico di correzione degli stessi errori che porti ad un miglioramento nel breve medio periodo. Nel definire gli errori più importanti, dobbiamo tener presente che spesso, in un sistema a cascata, alcuni errori sono causa di altri errori. Ebbene, un buon allenatore dovrà essere in grado di individuare e correggere le gestualità scorrette che sono la causa iniziale di altri gesti sbagliati, sia dal punto di vista tecnico che motorio. In sintesi, dunque, non solo bisogna saper correggere un atleta, ma prima ancora è necessario individuare l'errore fondamentale che commette e lo porta ad altre azioni scorrette. In questo video andremo ad analizzare gli errori più comuni di battuta e ricezione, riferendoci sia ad un livello medio-basso, ma anche a prestazioni di più alto livello, proponendo sempre e comunque un iter didattico per la correzione di ogni singolo errore. In conclusione, cercheremo poi di evidenziare la grande importanza delle proposte più comuni che legano assieme battuta e ricezione in un unico esercizio di sintesi, purché vengano eseguite nel modo corretto e con la giusta mentalità.